A un certo punto, durante la commemorazione, si sono alzati tutti in piedi e hanno cantato tutti i deputati parlamentari la Marsigliese. Hanno considerato, cioè, che la Rivoluzione francese sia ancora una parte della loro storia che è fondamentale e che è indimenticabile. Noi non siamo ancora riusciti a immaginare che se ci attaccassero il Parlamento italiano si alzi e canti tutto bella ciao. Il Mezzogiorno d'Italia partecipò attivamente al processo di liberazione dal nazifascismo con modalità e contributi diversi ma significativi. A Napoli, il convegno dell'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia, organizzato nella magnifica biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, presenta i risultati di uno studio condotto da 3 ricercatrici dell'Università Federico II di Napoli, dell'Università degli Studi di Bologna e della Rete degli Istituti della Resistenza nelle Marche, col coordinamento degli storici Baldissara, Gribaudi ed Agostino. La resistenza è un processo unitario, ha riguardato l'intero paese, ha riguardato ogni angolo d'Italia. Ciò che va subito aggiunto è che in ogni angolo del nostro paese vi sono state modalità, tempi, misure, esiti diversificati, modalità diverse che però legittimano questo indirizzo storiografico al quale stiamo lavorando da molto tempo e che oggi Lampi prende in mano con coraggio e cerca proprio di farlo diventare finalmente senso comune, legittimano, dicevo, l'assoluta convinzione per la quale possiamo essere orgogliosi, fieri, avere tutti la stessa dignità di avere partecipato 70 anni fa alla rinascita del nostro paese. La ricerca ha approfondito da diversi punti di osservazione sia il ruolo dei combattenti meridionali nelle formazioni partigiane del nord Italia, sia le azioni di resistenza che si svilupparono al sud a partire dal ben noto episodio delle 4 giornate di Napoli. Dall'insurrezione di Matera alla Repubblica Partigiano-Contadina di Maschito fino alle operazioni militari nella zona delle Mainarde in Molise e ai numerosi nuclei di resistenza in Puglia. C'è una dimensione di antifascismo strutturato che ha, come dire, vissuto la persecuzione politica al sud a cavallo tra gli anni 20 e gli anni 30 e ha creato una serie di nessi, reti di solidarietà politiche sia, come dire, nel centro nord sia, come dire, nei paesi europei, in particolare in Francia e anche nell'esperienza della guerra di Spagna, creando una rete di solidarietà che diventa, come dire, un bagaglio di esperienza che viene rilanciato nella dimensione sia della resistenza durante il biennio 43-45 sia nell'immediato dopoguerra, nella fase in cui si mettono alla prova le aspettative di libertà che però, diciamo, dalle esperienze ricostruite si dimostrano anche molto velocemente deluse nelle proprie aspettative. Napoli, città della liberazione, delle 4 giornate del 28 settembre, 1 ottobre 43, la prima città d'Europa che si è liberata da sola dal nazifascismo con un movimento di massa da parte del popolo napoletano, donne e uomini, dalla masseria del Pagliarone al Vomero, attraversando tutti i quartieri. E oggi ci sono tante ragioni per resistere ancora, per attivare mobilitazioni per la liberazione, forme diverse di liberazione. Quindi io credo che soprattutto nella Costituzione repubblicana, che nasce dalla resistenza e quindi dal movimento partigiano, si traggono motivazioni, valori, principi e spunti per lottare sempre in difesa della nostra Costituzione e dei valori appunto della resistenza.